Siamo giunti alla fine della visione di questo epic trailer che ha immortalato i ragazzi di Mister Di Biasio, catturati dalle telecamere di Carcarese Television, con i giovani juniores che si sono prostrati in tutta la loro concentrazione. Gentili spettatori della MNV Productions, ben ritrovati a tutti quanti voi da Manuel Namjuvella. La Tre Store di via Solferino 10 a Cairo Montenotte ci porta adesso all'interno dello spogliatoio occupato dai biancoazzurri delle Masone. Sentiamo un attimino. Occhio della telecamera che va subito ad immortalare Capitan Pastorino e Minetti. Si preparano tutti quanti gli altri. Già pronto Bomber Laguna alla destra dei vostri teleschermi. Con calma invece il portiere secondo, Li Partiti, senza troppe preoccupazioni. Ecco ancora Laguna, temibile centravanti biancoazzurro. Vediamo adesso gli altri della comitiva accingersi ad indossare, ad allacciare le proprie scarpe da gioco. Non è da meno il fantasista numero 10, Oliveri. Poi Poveda con il 17 partirà dalla panchina. Sempre poi il vice portiere Li Partiti. Ecco adesso far capolino dalle docce Mister Pastorino, coadiuvato dalle vice Bardi. Ultime raccomandazioni tattiche per il navigato allenatore genovese. Varchiamo adesso la porta dello spogliatoio nostrano. Spicca il reinventato portiere Cirillo. Poi Abdenur è vero, al loro fianco un indispettito Giunta e non ha gradito la partenza dalla panchina, Aloisio, soliti occhi di ghiaccio concentrati. Poi vediamo anche in ordine Ciappellano, Doci, Yunis Madani, il Krogan, dietro di lui
Toruk Maktu Kovacic, non poteva mancare Pegasus Parisi, ormai leader di questo spogliatoio, di questa squadra. Non è capitano, ma è come se lo fosse. Poi Niki Palumbo, a suo fianco Scugnizzo Migliaccio, ed infine l'ingresso di Todorovic all'interno dello spogliatoio per il consueto appello. Ed ora la caffetteria, gelateria La Pesa di Piazza Sapetto a Carcere ci porta all'annuncio della formazione degli ospiti dell'ASD Masone 2012. Con il numero 1, Edoardo Odone. Numero 2, Zazu. 3, Simone Pastorino. Con il numero 4, il capitano Mattia Pastorino. Con il numero 5, Piccardo. 6, Mauro Odone. 7, Marmorea. 8, Bardi. 9, Laguna. 10, Oliveri. 11, Minetti. A disposizione gli partiti Matteo Pastorino, Ottonello, Costa e Poveda. Allenatore signore Pastorino, ed ora pizza in piazza in via Diaz accanto Piazza Sapeto a Carcere ci accompagna alla presentazione degli 11 titolari dell'Olimpia Carcarese. Con il numero 1, Francesco Cirillo. Numero 2, Muñoz. 3, Vero. 4, il capitano Abdenur, che giocatore. 5, Puglia. 6, Palumbo. 7, Madani. 8, Kovacic. 9, Parisi. 10, Aloisio. 11, Migliaccio. A disposizione Rodino, il Samanudi, Giunta, Ciappellano e Doci. Allenatore Di Biasio. Ed ora ultimo break pubblicitario proposto da Coffee Time, caffetteria, aperitivi, gelaterie artigianali in Corso Martini della Libertà, a Cairo Montenotte. Non mi resta che augurarvi buona visione a tutti quanti voi per Olimpia Carcarese Masone. A tra poco. Indirizzando l'Olimpia Carcarese alla destra dei vostri teleschermi. A presentarci il match sarà MG Divani di Meggiolaro Giovanni a millesimo sulla provinciale millesimo Cengio, a 2 chilometri dall'uscita autostradale Savona-Torino. E adesso, signore e signori, vi invito a mettervi tutti quanti comodi perché in questo istante Parisi ed Aloisio avviano Olimpia Carcarese e Masone. Partiti! Laguna entra nella nostra area di rigore, tampinato da Martin Puglia, all'indietro per Simone Pastorino, batti e ribatti, attenzione, Zazu e Mattia Pastorino presi in contropiede da Giovanni Migliaccio,
Ferma tutto Piccardo, coadiuvato dall'allontanamento dalla sfera di gioco da parte di Mattia Pastorino. Recupera per Obtenur, attenzione, va via Marmorea. Ottimo lo slalom da parte del nostro capitano. L'azione verrà arrestata dal direttore di gara Todorovic, che decreta un calcio di punizione a favore dell'Olimpia Carcarese. Egregio lo spunto di Abdenur. Attenzione, parte la battuta di Paolino Aloisio e vediamo però l'uscita sicura da parte dell'estremo difensore bianco-azzurro, vale a dire Edoardo Odone. Controlla la sfera di gioco Minetti, Mugnoz su di lui, attenzione, si accentra, poi attenzione, palla limite dell'area di rigore, Laguna fa partire un destro imprendibile per qualsiasi portiere, 1-0 per il Masone in maniera decisamente sorprendente, con un gol di alto livello, di alta scuola, sigillato da Bomber Laguna. Attenzione, Olimpia Carcarese 0 Masone 1, con questa perla presentataci dal ristorante Pizzeria Il Drago in corso Marconi 150 a Cairo Montenotte. Rivediamo questa autentica prodezza da parte del numero 9 Laguna, e qui anche un portiere di ruolo avrebbe avuto davvero enormi difficoltà nel poter bloccare questa palla al veleno messa in rete da Bomber Laguna. Madani, nello spigolo dell'area di rigore, cerca Spidagli, poi attenzione, preferisce l'azione solitaria, la palla viene messa in calcio d'angolo. La battuta di Aloisa, attenzione, aspetta Kovacic, Boris! Kovacic agguanta il pareggio, Turuk Maktu 1-1, svettando come al suo solito alto nei cieli, arpionando la sfera di gioco e depositandola alle spalle dell'incolpevole Edoardo Odone. Olimpia Carcarese 1 Masone 1, gol presentato dal ristorante Pizzeria La Sirena di via delle Vetrerie 22 a Carcere, che ci porta questo straordinario replay con la rete di Boris Kovacic, il gol dell'1-1. Grandissimo Boris! Rimane però con i piedi per terra mister Di Biasio. Parisi, ottimo lo spunto, parte attraverso l'immezzo, per poco Giovanni Migliaccio non aggancia al pallone, recupera Aloisio, tampinato da Simone Pastorino, attenzione, riesce ad andare via con una finta, poi il sinistro, ancora per Migliaccio, libera la difesa del Masone, poi Madani e Migliaccio fermati da Todorovic, che decreta un fuorigioco a favore degli ospiti. Libero di controllare Giovanni Migliaccio sullo spigolo dell'area di rigore, attenzione, Zazzo e Piccardo su di lui, lo stende quest'ultimo, Todorovic se ne accorge decretando un calcio di punizione a favore per la Carcarese. Parte Paolo Aloisio, attenzione allo spiovente, libera l'area, la difesa del Masone, non è finita, attenzione, Minetti può avviare la cavalcata sulla sinistra, palla dentro Abdenur però, arresta l'azione, consentendo all'Olimpia Carcarese di guadagnare un prezioso possesso palla. Marmorea elegantemente, poi Minetti combatte contro Abdenur, Todorovic ferma tutto ed ammonisce Kovacic, e del primo cartellino giallo della partita. Non gradisce troppo Niki Palumbo. Possesso a palla del Masone con Marmorea, sguardo verso la nostra tre quarti, attenzione, lancia Bardi, devono rientrare i nostri difensori, a vuoto Palumbo, ma vero, riesce ad agganciare la sfera di gioco. Mugnoz viene fermato, ci sarà calcio di punizione e cartellino giallo per il numero 10 Oliveri. Aloisio scruta l'orizzonte cercando Spiragli, parte la battuta, attenzione a di rigore, colpo di testa Giovanni Migliaccio, 2-1 per l'Olimpia Carcarese, sicuramente
con il giocatore meno rappresentativo per quanto riguarda i colpi di testa. Giovanni Migliaccio, non famoso per la sua statura, riesce a portare in vantaggio l'Olimpia Carcarese 2-1, come al solito, grazie a una pennellata precisa e pittoresca da parte di Paolino Aloisio. Alcune sequenze proposte adesso di Savona in fissi in via Pradonne 33 a Carcere ci portano verso il gol del 2-1 da parte dell'Olimpia Carcarese, la palla al bacio pennellata da Paolino Aloisio e poi il colpo di testa di Giovanni Migliaccio, che si è ritrovato al posto giusto nel momento giusto, decretando così il gol del 2-1 e la gioia naturalmente dei suoi compagni di squadra. Ed anche per questo gol del vantaggio mister Di Biasio e panchina decidono di rimanere ben saldi ai propri posti. Dora capitano è Mattia Pastorino, manda a vuoto Migliaccio nel lancio, la deviazione di Abdelur e in gioco Oliveri, Marco! Oliveri! 2-2 per il Masone, è decisiva, fatale la deviazione di capitane Abdenur, che adesso coadiuvato ad altri del gruppo come Vero Migliaccio e Daglioisio si apprestano a protestare contro l'arbitro Todorovic, reo di non aver fischiato un fuorigioco. Ma adesso il replay che ci viene presentato come al solito da Savona in fissi in località Pradonne 33 a Carcere ci mostra la validità del gol. Vedete qui la deviazione fatale di Abdenure che ha consentito a Marco Oliveri di trovarsi liberamente a tu per tu con Cirillo, tenendo anche in gioco Minetti. Olimpia Carcarese 2, Masone 2. Stiamo assistendo davvero a una partita ricca di colpi di scena, malgrado la posizione deficitaria da parte delle due squadre rilegate sul fondo della classifica. Lanciatissimo Bardi che lancia Bomber Laguna, attenzione, spigolo dell'area di rigore, corso in mezzo, l'uscita in due tempi da parte di Cirillo. Abdenur, il filtrante per Parisi, di prima intenzione per Kovacic, attenzione, arresta tutto Zazu, poi parte Laguna, riesce ad andare dal via Kovacic, fa altrettanto con Vero, ultimo ostacolo, Martin Puglia, temporeggia e li porta via il pallone, grandissimo Martin, davvero autentico ministro della difesa carcarese. In questo momento il direttore di gara Todorovic decreta la fine dei primi 45 minuti di gioco. Risultato parziale, Olimpia Carcarese 2, Masone 2. Gara vincente, combattuta. Vi lasciamo adesso con questo breve break pubblicitario, presentatoci come sempre da Savona in fissi, a tra poco. Riprendiamo in questo momento il collegamento dallo stadio Candido Corrent di Carcere con i saluti del fantasista della prima squadra Papa Samba Gueye, giunto sulle tribune dello stadio per assistere a questo avvincente incontro. Vediamo in questo momento l'arbitro Todorovic stramazzare al suolo, colpito involontariamente da un giocatore del Masone, qualche problema per lui, addirittura l'ingresso da parte del massaggiatore, un piccolo consulto con il fischietto, si rialza Todorovic, si può ricominciare. Parisi scodella la palla in avanti, attenzione, ma dall'indestro la deviazione da parte della difesa del Masone, ma il direttore di gara aveva decretato un fuorigioco già prima del calcio. In questo istante fuori il Krogan, Yunis Madani, Di Biasio inserisce Christopher Ciappellano per ringalluzzire l'attacco, parte il calcio di punizione bloccato in due tempi con sicurezza da Francesco Cirillo. Migliaccio lateralmente per Paolo Aloisio, uno sguardo in mezzo, subito il taglio, la deviazione dei giocatori del Masone, non è finita, Abdenur
prova il filtrante senza alcun che, purtroppo nulla di fatto per questa azione che poteva promettere bene. Area di rigore, controlla la sfera di gioco Aloisio, tampinato dalla difesa del Masone, poi Migliaccio prova il destro di poco vicino al palo difeso da Edoardo Done, palla fuori. Aloisio, attenzione, su di lui Mauro Done, parte il cross e Migliaccio nell'area piccola, casca a terra, tutto regolare secondo Todorovic. Rivediamo questo replay, non si sa bene se Zazu abbia in qualche modo ostruito il nostro esterno, tutto regolare, si prosegue. Ciappellano, la conclusione deviata da Piccardo che passò il pallone. Ciappellano prova a strappargli via il pallone, servendo lateralmente Bardi. Il direttore di gara Todorovic però in questo istante ferma l'azione, decretando un calcio di punizione a favore dei biancoazzurri, richiamando in maniera grintosa Christopher Ciappellano, autore del presunto fallo. Sullo spigolo del rettangolo di gioco, tampinato il numero 5 Piccardo dal nostro Davis Parisi, con eleganza all'indietro per Capitan Pastorino. Non è finita, ancora l'Olimpia Carcarese col possesso palla. Migliaccio servito da Abdenur, all'indietro per Kovacic, lateralmente per Vero, la cavalcata sulla sinistra, riesce a tenere il pallone in campo, poi spizzica per Migliaccio, casca a terra, tutto regolare, anche questa volta non è calcio di rigore. Tra le proteste di Giovanni Migliaccio rivediamo l'intervento da parte del numero 13 entrato nel secondo tempo, Matteo Pastorino. Episodio dubbio, intanto qualche protesta da parte della panchina biancorossa con Todorovic che in questo istante se la prende con mister Di Biasio. Ci sono nel frattempo delle sostituzioni, poi un parapiglia con protagonisti l'arbitro e il vice di Di Biasio, con estrema fermezza. Adesso il fischietto valbormidese va ad attaccare il nostro vice, consentendo però adesso i cambi, decretando fortunatamente la conclusione di questa accesa discussione. Davis Parisi riesce a tenere questo pallone in campo, area di rigore, Ciappellano all'indietro, non se la sente di calciare Aloisio, tampinato dalla difesa del Masone, serie di finte, poi attenzione filtrante per Migliaccio, area di rigore, palla fuori di un soffio, brividissimi per il Masone, calcio d'angolo, attenzione, palla in mezzo, non approfittano i nostri attaccanti, poi Vero, una bordata, oltrepassa le ringhiere del corrente, palla fuori. Attenzione, pericolosissimo parte con questa conclusione di inserire Cirillo. Calcio di punizione, lo spaventino per Denur, stop, sforbiciato. Sarebbe stato il gol dell'anno. Controffensiva del Masone, attenzione la Gura, stop, area di rigore, tiro, ribattuto, arriva Antonello Pietro. Antonello! 3-2 per il Masone, ben fatto Cirillo. Con questa conclusione da fuori area da parte di Laguna, intanto pizza in piazza, in via Diaz accanto piazza Sapeto a Carcare, ci porta a questo gol la conclusione di Laguna. Cirillo non è riuscito a controllare il tiro dopo la ribattuta e poi è arrivato di rapina Pietro Antonello, subentrato nel secondo tempo, favorendo così il risultato a favore del Masone. Attenzione, in questi istanti Dolce è entrato nel secondo tempo, abbatte involontariamente Parisi, poi il contropiede, para fuori Cirillo, mettendo il pallone a sicuro. In questo istante altri cambi nelle file della Carcarese, fuori Muñoz, dentro Elsa Manudi. Di testa Nicky Palumbo, rialimenta l'azione, poi Palumbo, attenzione, una serie di palleggi come una foca, poi Tonello che lo strattone lo mette giù, tutto regolare, si può proseguire. Laguna, Abdenur lo scalcia da dietro, se ne accorge Todorovic avvicinandosi così al nostro capitano, buttandolo fuori sotto la doccia. Abdenur sotto la doccia, rimaniamo in 10.
Laguna prova a contenere il pallone, poi il Samarudi gli fa sentire la presenza egiziana sul campo. Laguna, conclusione, in due tempi, sempre Cirillo. Alla rimbaccia ancora il Masone, parte la conclusione, la ribattuta, e questa volta ci arriva Cirillo, protetto da Marco Giunta. Le due squadre hanno ancora fame e non mollano. Controffensiva della Carcarese. Ciappellano, dentro per Davis Parisi, area di rigore, il controllo elegante, poi viene fermato dal numero 8 Bardi, lo insegue Giunta che lo scaccia da dietro, decretando così una punizione a favore del Masone. Bardi, Laguna, Laguna temporeggia, attenzione l'inserimento del terzino, la deviazione di Cirillo, non è finita, ancora buona. Palla dentro alimentata da Pastorino, controlla Ottonello il pallone, spazza via la difesa della Carcarese, poi Oliveri il destro, grandissima la risposta di Francesco Cirillo, non si molla, non concedono neanche un centimetro i giocatori che riportano all'arrembaggio. Aloisio, lo spavento, attenzione, aria piccola, non ne approfittano, è giunta nei Parisi. Occasione ghiottissima, sfumata da parte della formazione calassanziana. Bruttissimo intervento adesso da parte di un giocatore del Masone su Marco Giunta, che rimane a terra, qualcosa da dire, migliaccio, qualche schermaglia anche con Oliveri. Todorovic ha il suo da fare, intanto sale anche Cirillo, anche Cirillo on the box, si discute in area di rigore, non c'è tempo da perdere, 96esimo, parte lo spavento da Luisio, colpo di testa, gol! Gol! Francesco Cirillo, 3-3, 3-3 per l'Olimpia Carcarese, incredibile, grazie a Francesco Cirillo. Todorovic in questo istante decreta la conclusione dell'Olimpia Carcarese Masone, proprio all'ultimo, vai Dimitri Folcheri della Tre Storti, via Solferino, di Caro Montenotte, facci vedere questo gol clamoroso al 96esimo, il solito spiovente di Paulino Aloisio e il colpo di testa micidiale e fatale di Francesco Cirillo, sganciatosi dalla sua porta per andare a pareggiare la partita, per andare a prendersi gli abbracci dei suoi compagni di squadra, completamente in delirio, malgrado la posizione in classifica deficitaria, malgrado un gol del 3-3, ma un gol in questa maniera, una realizzazione, vale quanto una vittoria, vale quanto una vittoria, clamoroso, incredibile, Olimpia Carcarese Masone finisce 3-3, quante emozioni signori! Poteva esserci scena migliore all'interno dello spogliatoio biancorosso, forse la più bella, con i giocatori letteralmente esplosi appena entrati nella propria tana per aver acciuffato al 96esimo questo preziosissimo pareggio. Vediamo Marco Giunta e Paulino Aloisio abbracciarsi con grande calore, con grande gioia. Naturalmente un gol siglato in questa maniera da parte del nostro portiere, quando nessuno se lo sarebbe aspettato, dopo numerosi tentativi, dopo un forcing durato per gli ultimi minuti di gioco, naturalmente anche con il Masone che continuava ad attaccare alla ricerca del gol della sicurezza, è arrivato questo capolavoro da parte di Francesco Cirillo. Da Manuel Nocciovella, come al solito, è tutto, un caloroso abbraccio, un arrivederci alle prossime partite, grazie a tutti e buon proseguimento sui canali di Carcarese Television, firmati come al solito dalla MNBU Productions.
This ain't gonna be easy. For your motivation, skip the petty gifts, I need for complications. Use my place, make sure I reach my day.